33 16, 200.000 cuori pixelati. La tigre del far web che gioca a Minecraft. 16. Tutto questo è solo Duke 43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo video. Spero si senta bene l'audio, abbiamo il microfonino a farfallino, a farfalla. E benvenuti nell'ufficio 4316. Sono in compagnia di nonché mio cugino Akimbo Nanoz. Ah sì, scusate, se non si avvicina al microfono non lo sentite. Ciao a tutti ragazzi, sono Akimbo Nanoz. E la telecamera è lì. Ciao a tutti ragazzi. Bene, bene, guardiamoci negli occhi e... ragazzi, scusate tutto questo ambaradam, mettiamoci un po' composti e cominciamo con il video serio. Anche c'è chi, ciao a tutti e di nuovo benvenuti in questo studio ufficio. Sono in compagnia di Akimbo Nanoz, come già annunciato. Molto probabilmente più avanti nei prossimi episodi ci sarà anche Quit 108. Vi spiegheremo brevemente cosa accadrà in questi uffici, cosa faremo con questa serie, con questi video, tra virgolette. Parleremo di game o tutto ciò che riguarda il game. Come ad esempio vi ho fatto vedere prima, lì ci sono dei prodotti, perché ora vi mostreremo alcuni giochi che riguardano le console, tipo aiutami, Xbox 360, PlayStation 3, o quando usciranno quelle nuove, le console nuove, eccetera. Voi vi chiederete nei commenti una delle domande più frequenti in questi video è appunto come registrate il video da console al PC. Usiamo il game capture, noi usiamo quello della VMedia, ma ci sono diversi game capture al mondo, diciamo. Ok, parleremo appunto di videogiochi, parleremo di tutto, abbiamo anche dei cartelloni fighi, ma veramente fighi, e cercheremo di cambiarli. In ogni video ci sarà un cartellone diverso, questo grazie all'Halifax, Halifax Italia, trovate il link in descrizione, ci stanno fornendo questi veramente cartelloni fighi. E tu vuoi dire qualcosa? Scusate l'audio ragazzi, abbiamo solamente un microfono, ma ci stiamo. Oltre ai cartelloni, scusa se ti interrompo, ci hanno dato anche queste magliette fighe. Queste magliette? Mamma ragazzi, siamo proprio veramente, sembriamo due professionisti scemi, però sembriamo. Allora ragazzi, prima di tutto, cosa importantissima ragazzi, sto pensando a cosa fare per i 200.000 iscritti, vorrei farvi qualcosa qualcosa di figo, però non ho idee, non ho tempo ultimamente, perché tra ufficio, il mio lavoro personale, famiglia e YouTube, network, eccetera, ragazzi, sono pieno fino ai capelli. Infatti oggi ho il capello perché i capelli sono pieni, ragazzi, non ho più tempo e non so nemmeno cosa farvi di speciale. Voi meritate veramente tanto di speciale e spero di farmi venire in mente qualcosa a più presto, anche se la cosa più speciale che posso dire, ragazzi, grazie di cuore, un bacione, un abbraccio come al solito, abbiamo raggiunto i 200.000 iscritti. Siamo il primo, e dico ragazzi il primo, e quando faccio il primo è il primo canale gaming italiano a raggiungere la soglia dei 200.000 iscritti. Spero con cuore che il secondo a raggiungerli sarà il Capobastone, perché ha fatto veramente molto per me, l'ho sempre ringraziato e sempre lo ringrazierò, e spero che li raggiungerà al più presto anche lui. Con questo ragazzi, grazie ancora di cuore, veramente voi non potete immaginare come sono contento, infatti si vede dalla faccia. Sono veramente contento ragazzi, sto esprimendo della gioia in questo momento.
fate finta di niente, ma qua cade tutto a pezzi, ragazzi. Perché cade a pezzi? Ora vi spiego un paio di cose. Per sistemare così, diciamo, carinamente questo ufficio, ci siamo veramente impegnati. Come per esempio col montare i cartelloni. Per mettere quei cartelloni abbiamo dovuto usare il trapano, ci siamo dovuti un po' organizzare. Vi mando la clip. Bene, spero abbiate guardato fino a questo punto il video. Ora arriva la parte più forte, ragazzi. Vedete quell'angolino? Lì ci sono alcuni DVD, CD, giochi Play, giochi Xbox, giochi PC. Li ha sistemati a Kimbo, un bravo ragazzo, ragazzi, mi ha dato veramente una mano. È successo un picco qua in quel video, ma è inutile parlarne. Guardate la clip. Spero vi sia piaciuta, ragazzi, ci siamo pisciati sotto veramente. Alla fine del video magari mettiamo il video intero di quel pezzo, di quella scena lì, ragazzi, perché sono andato 3 volte in bagno solamente a fare la pipì. E detto questo, ragazzi, l'ultima clip che vogliamo mandarvi in onda è lì, c'è la parte bianca nel muro, ma non dovrebbe essere bianca perché una volta c'era un quadro, c'era perché non so che fine ha fatto, ma guardatevi la clip. Bene ragazzi, le clip credo siano finite, ma comunque sia manca ancora tanto da fare in questo ufficio. Ringraziamo anche Quit108 per l'aiuto e Fra Shooter, colui che avete visto nel video del montaggio lì, e anche ci dovrebbe essere una foto di copertina, adesso vediamo come riorganizzarci. È un nostro caro amico, Fra, mi sta dando la mano, ragazzi, tra passaggi in macchina e quant'altro, veramente la mano. Ora, or dunque, siamo qui oggi a presentarvi tanti bei giochetti. Alle prime 10 telefonate, no scherzo, 800 sei uno stronzo, sei uno stronzo, ricordatevelo, alle prime 10 chiamate, no scherzo ragazzi, siamo qui a presentarvi oggi un qualche giochino di Xbox, PlayStation 3 che vedrete al più presto sui nostri schermi o presentati in questo ufficio o giocati a casa e fattovi qualche let's play, gameplay, qualsiasi cosa, perché da oggi sul mio canale troverete qualsiasi tipo di gioco. Ma detto questo, vuol dire che non abbandono Minecraft. Non cominciate a scrivere nei commenti "io voglio Minecraft", perché non lo lascerò. Esatto. Giusto, ma Kimba? Giusto. Ognuno farà giochi diversi perché abbiamo preso questo impegno che dobbiamo portare avanti e quindi Minecraft lo tratteremo, ma leggermente meno. No, vabbè, uguale al solito, sì, però al solito ci aggiungiamo questo. Daremo spazio anche ai giochi. Perché questa serie, ragazzi, di questo ufficio, io ho affittato questo ufficio appunto per fare questo, spero vi piaccia con il cuore. Se non vi piace, l'ufficio lo userò come box, non mi interessa niente, comunque sia l'affitto l'ho già pagato e lo pagherò anche nei prossimi mesi perché io pago sempre tutto. E, come dire, ho organizzato tutto questo con Akimbo, Quit, Fra, eccetera, speriamo di portarlo avanti il più possibile, speriamo vi piaccia di più, per cui chiediamo tantissimi pollici in su, ragazzi, veramente, e per farci vedere appunto che apprezziate questa serie. Crediamo di
pensiamo di caricare almeno un video o due la settimana di questa serie e poi tutti gli altri giorni video normali, let's play eccetera. Ma passiamo al dunque del fattorino che passa con lo scaletto. Allora, qui ho una vasta varietà di giochi che capito ragazzi? Ok, allora abbiamo, prima di tutto abbiamo questo qua, che cos'è? Tu dici i titoli e io dico il gioco. Ok, scusate. London 2012. London 2012 è un gioco per Kinect, non so se si vede, ma qua mi sa che avrò bisogno di un cameraman. Akimbo, tu mi riprendi bene le cose, riprendi solo me, tu esci dall'inquadratura. Parli da dietro la telecamera. London 2012 è un gioco appunto per Kinect, per Xbox 360. Io ho anche il Kinect, vedremo se riuscirò questi giorni, o prossimi giorni, a fare qualcosa di carino per voi. Ragazzi, non posso farvi vedere il fronte dei CD perché c'è la scritta promotional copy, perché questi giochi ci sono stati forniti da delle aziende e non sono giochi che possiamo rivendere o altro. Possiamo solamente utilizzarli come test, farvi vedere com'è il gioco, ma non possiamo né rivenderli né regalarli né altro, se no io li regalerei a voi con tutto il cuore. Ringraziamo soprattutto Halifax Italia. Questo appunto per Kinect, abbiamo detto. Poi passiamo avanti con la PlayStation 3. Abbiamo Remember Me, gioco fantastico che useremo. Li abbiamo sia per Xbox che per PlayStation 3, per cui vediamo come organizzarci. Ragazzi, dopo tutta la lista più o meno, voi nei commenti potete capito? Diciamo sì. No, dicevo, nei commenti appunto, mi sto balbettando. Nei commenti potreste richiedere il gioco da voi preferito o il primo gioco col cui noi possiamo parlarne in questo ufficio. Per esempio, voi nei commenti dice: Luke, vogliamo che nel prossimo video parlate di Remember Me. Troverete i cartelloni di Remember Me, se riusciamo, se no troverete Hello Kitty. Ci saremo io qui e Akimbo a parlarvi del gioco da voi scelto, per cui interagirete anche voi su questa serie, soprattutto voi. Poi andiamo avanti con Resident Evil Revelation per PlayStation 3. Fantastico gioco ragazzi, uno degli ultimi, l'ultimo Resident Evil, anche se devo ammettere, poi ne parleremo sempre in questi campi, devo ammettere che io preferisco i primi Resident Evil e gli ultimi li vedo un po' come sparatutto e non come horror che erano una volta, anche se una volta dicevano horror ma non era comunque horror. Però dipende dai gusti, ne parleremo ragazzi, parleremo di tutto. Abbiamo Sonic All-Star Racing PlayStation 3, gioco carino, simpatico, che vedrete nei prossimi video. Però i titoli devo dirli a Kimbo, alla fine li faccio tutto io ragazzi. Poi abbiamo il gioco già annunciato nel video che troverete sul canale di Halifax, Le Tour France, il gioco di biciclette, le corse di biciclettiane, dove mi ribalterò e farò tante cose, anche se una gara dura più o meno un'ora e mezza. Comunque ragazzi, abbiamo un sacco di giochi, è inutile fare tutto l'elenco, ne abbiamo veramente tanti, per cui ci sono veramente tanti discorsi da fare in questo ufficio e tanti video da fare sul canale, tanti diversi tipi di giochi che a voi possono piacere, non piacere, lo scopriremo nei commenti. E dicevo appunto, ne abbiamo diversi, veramente tanti. Abbiamo anche una bella custodia di Metal Gear Racing, quella lì, la custodia di alluminio, questa qua più che altro è per bellezza, ma è vuota. Bene ragazzi, detto tutto questo, voi vi starete chiedendo noi qua cosa abbiamo scritto. Niente, abbiamo il copione del video, abbiamo l'elenco dei giochi, abbiamo l'elenco dei video da fare, tutto programmato, vi facciamo anche vedere tutti i fogli, tutti scritti ragazzi, perché noi siamo veramente pro. No scherzo, sono un po' di bianchi giusto per fare scena. Per cui ricapitoliamo tutto il video ragazzi, chiamate l'800 800, sei uno stronzo, alle prime 10 chiamate riceverete il foglio bianco. E forse anche due. Toccati direttamente dalle nostre mani. Toccati dalle nostre mani, ragazzi, sono fogli veramente che da non sottovalutare. Chi riceve il foglio bianco può farci un bel quadro con una bella cornice e dire: è un foglio toccato da Luke e Akimbo. No, scherzo, ragazzi, a parte le stronzate, siamo arrivati alla fine del video. Spero vi sia piaciuto. Vi ricordo il pollice in su e. Commentate. Ci dovrebbe essere un tutorial su YouTube come mettere il pollice in su. Cercatelo, vi farebbe piacere che voi lo seguiste. Niente, io dicevo che ragazzi, grazie a tutti di averci seguito in questo video, un bacione, un abbraccio come al solito e soprattutto un grazie 200k a tutti quanti e 200k di baci e abbracci a tutti voi.
da Luke a Kimbo, Quit che non c'è oggi, ma tornerà, ci sarà, e l'ufficio The Office 4316, e in inglese The Office va bene, ma 4316 in inglese, 4361, giusto? No, 61 ho detto. 4316, 619, 43, and 16. And you speak English? So and so. Io no. Ciao a tutti.